Ciao a tutti e bentornati a una nuova escursione con Antelacus. Oggi ci troviamo a Soligo, in provincia di Treviso, per fare probabilmente il percorso più famoso da queste parti e di tutte le Prealpi trevigiane, e cioè il Sentiero delle Vedette. Siamo partiti dalla chiesa dei Santi Pietro e Paolo per fare il sentiero tabellato verde, bianco, verde 002. Il Sentiero delle Vedette è così chiamato a causa dei suoi meravigliosi panorami che si possono ammirare. Si tratta di una traversata che può essere effettuata in entrambi i sensi di marcia. Noi abbiamo scelto quello da est a ovest, cioè partendo da Soligo e arrivando a Col San Martino. Siamo in pieno inverno e infatti questo ruscello è completamente ghiacciato. Poco dopo la partenza, siamo ancora su strada asfaltata, incontriamo questo capitello di Sant'Antonio e qui bisogna tenere la destra. Andando a sinistra si taglierebbe via tutta la prima parte. Essendo questa una traversata, a volte i cartelli indicano una delle due direzioni, come in questo caso alle mie spalle c'è uno 002 verde bianco verde che indica la direzione opposta alla nostra. Ecco, in questa prima parte del percorso le segnalazioni latitano, però è abbastanza ovvio dove andare e comunque coincide con questo percorso qui dipinto di verde e praticamente per quasi tutta la sua lunghezza per un altro percorso chiazzato di rosso. Siamo appena sbucati su una strada bianca e qui c'è un cartello che ci dice che abbiamo appena percorso il tratto di sentiero che passa per il cosiddetto Bosco Impero. E questo cartello indica Collagù Osservatorio. Il Collagù è da quella parte ed è quello che faremo noi. Volendo si può fare la parte che sale e che va fino a una specie di osservatorio e poi i due sentieri si ricongiungono però più avanti del Collagù. Noi andiamo verso sinistra. Eccoci arrivati alla prima tappa del nostro Sentiero delle Vedette, e cioè il santuario del Collagù. Adesso procediamo sempre lungo la strada che si chiama Strada Giuliana e in circa mezz'ora arriveremo alla seconda tappa, e cioè la Forcella San Martino. È
Ecco, alle mie spalle c'è un cartello molto esaustivo dello 002 Sentiero delle Vedette e come potete notare adesso è rivolto nel nostro senso di marcia. Infatti noi adesso abbandoniamo questa strada e passeremo per dietro del versante nord per arrivare a Forcella San Martino. Inoltre cominciano adesso questi cartelli qui, che però non sono cartelli ufficiali, sono a cura della Proloco e segnalano una serie di sentieri molto ramificati che si trovano in questa zona. Eccoci qui, siamo arrivati a Forcella San Martino, a circa metà del percorso. Adesso noi continuiamo normalmente per il sentiero e affronteremo la seconda parte, che è leggermente, niente di che, più selvaggia della prima. E la prossima nostra tappa sarà Forcella Xocco. Ecco, arrivati in questo punto, bisogna fare riferimento a questa piccola sbarra rossa, perché il sentiero va per di qua, anche se non ci sono indicazioni. È piuttosto logico, ma qualche cartello in più non ci sarebbe stato male. E pochi metri dopo, a questo bivio, si va a sinistra. Bisogna prendere come riferimento queste chiazze gialle e blu sugli alberi. Eccoci arrivati in un punto in cui convergono 5 sentieri. Il primo alle mie spalle è quello da cui siamo venuti. Il secondo è questo qui che passa per una cresta. Il terzo è questo qui da questa parte che fa il versante nord. Giriamo ancora. Il quarto è questo qui che è quello che prendiamo noi, è il sentiero delle vedete che continua. E infine ce n'è anche un altro che va giù da questa parte in paese. Eccoci arrivati a Forcella Xocco. Anche qui convergono diversi sentieri. Noi prenderemo quello che va da quella parte su per di là, l'unico in salita che c'è da questo punto, per arrivare al punto più alto del nostro itinerario di oggi, che è il Monte Moncader. Ecco, questo è un altro dei diversi bivi non segnalati. Come riferimento prendiamo sempre questi segnavia giallo e blu sugli alberi e anche quello rosso qui sotto, come già detto in precedenza. Eccoci arrivati al punto più alto del nostro itinerario, e cioè il Monte Moncader, 469 metri sul livello del mare. Adesso ci aspetta una veloce discesa fino al punto di arrivo, e cioè Col San Martino. Thank you.
eccoci arrivati alla chiesetta di San Vigilio. Qui sotto, circa un centinaio di metri, c'è Col San Martino, che è il punto di arrivo, o se qualcuno preferisce di partenza, del Sentiero delle Vedette. Ovviamente, siccome il punto di arrivo e quello di partenza non coincidono, perché si parte da Soligo e si arriva a Col San Martino, bisogna prevedere una seconda auto all'arrivo, oppure tornare indietro in qualche altro modo. In conclusione, il Sentiero delle Vedette è un percorso bellissimo, molto panoramico, non può essere considerato turistico a causa della sua lunghezza e anche dei vari saliscendi, ma è escursionistico e problemi tecnici non ce ne sono. Bene, noi ci salutiamo qui. Se vi è piaciuto, iscrivetevi al canale e ricordatevi di attivare le notifiche se volete sapere quando esce il nostro prossimo video. Se invece volete vedere le foto con la descrizione dettagliata dell'intero itinerario, allora abbiamo anche un blog. E le parole chiave sono sempre le stesse: Antelacus Outdoors. Grazie e alla prossima escursione con Antelacus!